Crisi nucleare scoppiata a Fukushima dopo il terremoto e lo tsunami che ha messo in ginocchio l'intero Giappone l'11 marzo 2011 ha trovato origine nell'azione dell'uomo. Sebbene provocato da eventi naturali, si tratta di un disastro che non può prescindere dal fattore umano. Questo è quanto emerge dal rapporto di una commissione indipendente che dopo quasi un anno di indagini ha stabilito che l'incidente è stato il risultato di una infelice collusione tra governo e supervisori con il gestore dell'impianto, la TEPCO. Si legge tra le 641 pagine del documento, ma soprattutto dalla mancanza di governance tra le parti in causa. Il rapporto accusa i responsabili di aver di fatto tradito il diritto della nazione alla sicurezza rispetto agli incidenti nucleari. Il disastro doveva e poteva essere previsto e dunque prevenuto. I suoi effetti così devastanti per l'intero paese e non solo per le zone vicine alla centrale potevano essere sicuramente limitati se solo ci fosse stato un intervento più mirato. Le drammatiche conseguenze dell'esplosione del reattore numero 4 e della parziale fusione dei noccioli del primo e del terzo si sarebbero dunque potute evitare. La centrale di Fukushima è stata messa in sicurezza nel dicembre scorso, ma ad oggi ancora più di 3.000 persone lavorano per decontaminare l'intera area. La situazione resta critica e ci vorranno anni prima di poter dichiarare sicura la zona intorno alla centrale e rivedere il ritorno in quei luoghi di quasi 200.000 persone ancora sfollate.